Si doveva giocare a quel tempo, si diceva gabbazzoppa. Sa che si faceva il circolo di... A me fanno paura, mi piace molto vederli volare, ma mi fanno paura. E lei li chiamava e dava loro il pane o qualcosa da mangiare in modo che io potevo passare indisturbata. Questi gabbiani diventavano i portavoce di Gina. Lei comunicava loro, loro volavano nel cielo e diffondevano la sua poesia, la sua positività, la sua visione del mondo. Quindi c'era tutto uno scambio, Gina, mare, cielo, gabbiani erano i tramiti. Io posso considerare Gina l'icona di Forte Stella. Questo è un posto unico, credo che siamo gli unici privati in Italia che possono, hanno il piacere di vivere in un luogo che è unico al mondo. Siamo arrivati nel 72, ci siamo trovati in questo presepio che è la vecchia Portaferraio con questo forte sopra e tutte queste luci e siamo rimasti veramente incantati da questo posto. Il posto era abitato prevalentemente da locali e aveva un gusto tutto differente. C'è una vecchietta, aveva 100 anni, moglie di un vecchio custode, si chiamava Nina. Durante il giorno si annoiava. Allora l'Ilva gli ha mandato due gallinelle, una bianca e una nera. Quando entrava sentiva chicchirichì, però non lo vedeva. Perché quelle gabbiette tutte fiorite, è vero, grazie, e dentro c'era la sua gallinella, però noi altri con la scopa si puliva. Si doveva giocare, a quel tempo si diceva gabbazzoppa, sa che si faceva il circolo. Sono l'unico fiorentino e quindi toscano di tutto il forte. Un forte che è stato inquinato da tutti questi veneti e io cerco con la mia presenza di mantenere un po' di toscanità in questo ambiente di padovani e veronesi. C'era una signora che faceva una panzanella e io mi conservavo giorno per giorno, tanto buona era. Molti arrivano, ci chiedono, una volta un signore mi ha offerto un assegno in bianco. Cioè, pur di stare qui, io le do un assegno in bianco. Guardi, dico, neanche per un assegno in bianco rinuncio a stare in un posto come questo.
negli anni 80, per dire tardi negli anni 80, ma io sono qua dal 73.